Ciao ragazzi, bentrovati. Allora, come promesso, io sono appena rientrato da lavoro, sono le 19:32, ma la prima cosa che faccio, mi metto lì a fare il video. Dite, ma cazzo, ce l'hai una vita? Sì, di merda, ma ce l'ho. Orecchie dritte. Due cose vi devo dire. La prima, mi state profondamente sui coglioni, sapete con chi sto parlando. Perché tutti voi che mi state scrivendo lo state facendo perché ci stanno i concorsi a settembre. Vi ho già detto, regà, ci serve un orizzonte semestrale. Se adesso vogliamo fare una cosa produttiva per settembre, ci dobbiamo mettere 10 ore al giorno a fare interrogazione, quiz e prove scritte, io e voi vis-à-vis, face to face. Non si può ad hacer, non si può fare. La seconda cosa che ci tengo a dirvi è che con l'articolo 88 del TUEL finalmente entriamo nel vivo, via tutta quella merda elettorale che abbiamo visto negli scorsi articoli. E vi preannuncio che se fate i concorsi negli enti locali, una domanda all'orale o una domanda al quiz vi capita sull'elettorale, eh? È vero che lì andiamo a pescaggio in sede di esame orale, vi deve di proprio sfiga per beccare la domanda sull'elettorale, però la mettono perché è una di quelle domande stronze. Segnatamente vi chiedono la differenza del metodo elettorale tra comuni sopra e sotto i 15.000. Non ci muoviamo più di tanto, ok? Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità l'abbiamo fatta con quella dispensa di quell'avvocato molto utile e poi ci siamo fatti tutti i primi articoli sugli organi del comune, le competenze. Abbiamo dato il nostro primo assetto organigrammatico. Iniziate a imparare questa parola, organigramma. L'organigramma, rullo dei tamburi, è uno di quegli atti di organizzazione interna che non richiedono impulso del cittadino, vengono fatti d'ufficio senza motivazione, non sono accessibili, nel senso che sono pubblicati sul sito. Però per farvi capire il funzionamento, una tipologia di atto organizzativo interno è quella, l'organigramma, cioè come distribuisco gli uffici. Allora, entriamo nel vivo della nostra disciplina sì, elettorale, basta. Della nostra disciplina gestionale. Finalmente, questi articoli bisogna farci molta attenzione. Allora, 88, disciplina applicabile agli uffici e al personale. All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, compresi i dirigenti e i segretari, si applicano le disposizioni di cui a questo decreto legislativo. DLGS 29.993, che già vi anticipo adesso, non lo dobbiamo toccare, non abbiamo tempo, non abbiamo le risorse per farlo adesso. Rubricato però questo DLGS razionalizzazione dell'organizzazione delle PA e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego. Ricordatevi, il decreto legislativo esiste ed è legislativo proprio in quanto, e non è una legge, proprio in quanto nasce come fonte di delega, c'ha una legge quadro, una legge cornice. Infatti i decreti legislativi avranno sempre questo tipo di nome: razionalizzazione, riordino, riorganizzazione, proprio perché nasce da una legge quadro ordinaria fatta dal Parlamento con cui dà impulso al governo per fare una riforma, un riordino, un riassetto istituzionale. Questo non ce lo dobbiamo fare, anche perché molti articoli sono stati abrogati dal testo unico del pubblico impiego. Anche qui in 10 secondi, grazie a me, tra virgolette, che già so cosa studiare o no, doppio filtro, ci siamo tolti dal cazzo questo decreto legislativo. Oggi ve lo dico, sono molto stanco da lavoro e anche molto nervoso, quindi oggi si fa lezione a manetta, eh? E le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione del lavoro. Articolo inutile. Errore del ricaricamento dell'atto, grazie normativa, questo è l'unico bug di normativa. Le fonti. Gli enti locali disciplinano con propri regolamenti. Potestà regolamentare, insieme all'autonomia finanziaria, auto-organizzativa, l'autotutela, intesa come possibilità per la PA di prevenire conflitti anche solo potenziali a livello giurisdizionale, mediante revoca, annullamento, conversione, conferma e tutte le cose dell'autotutela, andatevi a rivedere la lezione. Anche questa facoltà rientra tra le dotazioni comunali. La potestà regolamentare, in conformità allo statuto, chiaramente, che è questa sorta di super regolamento, chiamiamolo così, fonte atipica. Cosa disciplinano? L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base ai criteri di, eccoli qua, autonomia, funzionalità, economicità, professionalità, responsabilità, le solite cazzate.
Però che vanno dette, la potestà regolamentare degli enti locali si esercita tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale nelle seguenti materie. Alt. Già più volte abbiamo avuto modo di toccare con mano questa cosa contrattuale. Che vuol dire? Io vi avevo già detto che esistono questi duplici piani nazionale e locale. Il PNA, il Piano Nazionale Anticorruzione, viene fatto a livello nazionale dall'ANAC, ma poi gli enti devono fare, ogni PA deve fare il suo piano anticorruttivo. Ancora il codice di comportamento, DPR, che era 82 del 2013 o 62, anche quello c'è un codice di comportamento generale nazionale, ma poi le singole PA devono fare il loro. Quindi questo funzionamento atto centrale, atto decentrale, lo ritroviamo anche qua nella contrattazione collettiva. Che esiste il CCNL, contrattazione collettiva nazionale del lavoro a livello nazionale. Quali sono gli operatori in gioco? L'ARAN, che rappresenta facoltativamente le pubbliche amministrazioni. I comitati di settore, che le rappresenta, cioè che sono le pubbliche amministrazioni. L'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, rappresenta i comuni. L'UPI, l'Unione Province Italiane, rappresenta le province. La Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresenta i ministeri. Di là abbiamo le sigle sindacali maggiormente rappresentative. Cos'è il dato della rappresentatività? Cosa ce lo dà? Una media tra il dato elettorale e i voti espressi, una roba del genere. C'è una formula che è inutile andarci a vedere adesso, la faremo col testo unico del pubblico impiego. Allo stesso modo, dicevo, abbiamo la contrattazione collettiva nazionale che stabilisce degli istituti. La retribuzione, le ore di permesso, le ferie, le assenze, le malattie, come si calcola il periodo di prova, quali sono i doveri del pubblico dipendente, quali sono i comparti, quali sono le aree professionali. Ma poi il CCNL lascia uno spazio alla CCD, contrattazione collettiva decentrata, che fa il singolo ente. E quali sono gli operatori in gioco della contrattazione collettiva decentrata? Uno, i dirigenti, sarebbero come le pubbliche amministrazioni. Non c'è l'ARAN, semplifichiamo, di là le rappresentanze sindacali dell'azienda, le RSA, le RSU, manco mi ricordo più come si chiamano, le RSA, le RSU. Fermi, differenza tra RSA e RSU. Si studia così, ragazzi, se avete un dubbio, fugatelo. Disciplina generale, la differenza è data proprio dall'unitarietà della rappresentanza, con un ritorno al sistema elettivo, peraltro i sindacati. Vabbè, le OSS, vabbè, allora, differenza tra RSA e RSU, vediamo un po'. Due organismi di rappresentanza sindacale per i dipendenti, sia pubblici che privati. Le RSU vengono elette dai lavoratori in azienda, le RSA sono elette dagli iscritti a un particolare sindacato. Vabbè, questa roba qui andatevela a vedere, salvatevi questo link, c'è da SRL, leggetevi questo articoletto sulla differenza tra RSA e RSU. Per chi ha il dubbio che vuole fugarsi, questa roba non ci serve per il concorso. L'importante è che capiamo che c'è una rappresentanza sindacale all'interno della pubblica amministrazione. No CGIL, CISL, UIL. Quindi a livello decentrato saranno loro a sedersi al tavolo con. Domanda alla quiz. Quale sarà l'organo che si occupa di fare la sorveglianza, il coordinamento, il monitoraggio, insomma, una sorta di controllo a distanza sul buon andamento delle relazioni sindacali? Grilli in estate. Per chi ha indovinato, bravi, la prefettura, organo provinciale che vi ho già detto 750 volte, che si occupa, tra le mille cose, anche di fare una sorta di controllo generale amministrativo, di ordine pubblico, di relazioni sindacali sugli enti locali. Organo provinciale, quindi a livello territoriale in una catena gerarchica superiore all'ente locale, al comune. Allora, quindi. Cosa ci sta dicendo qui la legge? Che la potestà regolamentare del comune nelle materie di contrattazione si esercita nei limiti che gli dà il CCNL a livello nazionale. In quali materie? Responsabilità giuridica attinente ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative, modi di conferimento delle titolarità degli organi e degli uffici, principi fondamentali di organizzazione, cioè qui il CCNL non ti entra a rompere il cazzo alla pubblica amministrazione su come deve organizzare a livello fondamentale l'ufficio, è lasciato alla potestà regolamentare dell'ente, non alla contrattazione collettiva decentrata, alla potestà regolamentare dell'ente. Usiamo le parole giuste. Principi fondamentali di organizzazione degli uffici, l'organigramma.
procedimenti di selezione, accesso al lavoro, ruoli, dotazione organica e consistenza complessiva, libertà di insegnamento, autonomia professionale, responsabilità e incompatibilità tra impiego nell'IPA. Vabbè, sono una serie di materie, non ci interessano tanto. Volevo solo farvi capire meglio, sottolineandolo, il concetto di potestà regolamentare. Comma 3, lasciamo perdere. In mancanza di disciplina, il diritto di fine servizio si applica la procedura di reclutamento, lasciamo perdere. Gli enti locali. Allora, gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti da bilancio, grazie al cazzo, esercizio di funzioni, servizi e compiti attribuiti. Perché il bilancio? Non basta dire se ci stanno i soldi, cioè se quel comune c'ha i soldi può assumere chi gli pare, no no. Ci sono una serie di leggi di bilancio, soprattutto l'ultima, se non sbaglio, quella del 2019, non vorrei dire una cagata, tanto non vi serve per il concorso, stavo a far figo, che prevede dei limiti di spesa, cioè il la pubblica amministrazione non può assumere una certa percentuale in più di personale rispetto al triennio precedente, cioè una sorta di media che bisogna fare di assunzioni nel triennio precedente. Da lì ti puoi discostare se hai approvato il bilancio, se hai fatto tutto bene, tipo di una certa soglia percentuale, tipo di un 20% in più, una cosa del genere. Quindi sì, dal bilancio, ma non nel senso di disponibilità che l'ente ha di assumere impegni economici e finanziari, ma anche tenendo conto dei limiti che la legge dà all'assunzione di personale. Su tutti, come vedremo nel Tupi, il fatto che non puoi fare concorsi se c'hai del personale in sovrannumero, ok? Il principio è sempre quello della concretezza, dell'efficienza, dell'economicità. È più economico ritrasferire gente in sovrannumero o fare un concorso per una figura professionale? E dai, no. Andiamo avanti. E infatti cosa dice questo articolo, questo comma 5, regà, cascano sempre a pennello, pare che l'ho scritta io queste leggi. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa sugli enti locali dissestati e in deficit. C'è una grossa differenza tra l'ente in dissesto e in deficit, ci arriviamo tra un centinaio di articoli. Come vedete restano salve, cioè se l'ente è in dissesto o in deficit non può assumere nuovo personale. Quello che vi dicevo prima, se ha approvato il bilancio, se è tutto in equilibrio, se ha fatto tutto, può assumere una certa percentuale in più di personale, se no no. Nell'ambito delle leggi, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici bla 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 sono assunte. Allora, attenzione qua, cosa segnalare su quest'ultimo comma? Dice, nel rispetto della legge e dei regolamenti che abbiamo visto, le determinazioni, quando leggiamo delibera, l'organo è collegiale. Il Consiglio dei Ministri delibera, il Parlamento delibera, la Corte Costituzionale delibera. La determinazione è il classico atto del dirigente in quanto ufficio e persona fisica singola, monocratica. La determinazione. Il dirigente determina che, stabilisce che. Queste piccole differenze ricordiamocelo, eh. Quindi, nell'ambito delle leggi, la determinazione sull'organizzazione degli uffici, le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, da chi sono assunte? Dai soggetti preposti alla gestione, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Non fatevi sorprendere, ve l'ho già detto 6 o 7 volte nelle scorse lezioni, il dirigente è stato managerializzato, la PA sta essendo privatizzata, la stanno privatizzando. Tra le cose, tra gli istituti che ci fanno capire che la stanno privatizzando, eccolo qua, il dirigente non è un dipendente della pubblica amministrazione, è un manager, è un privato datore di lavoro, stringi tu il contratto con lui, poi scatta il rapporto di servizio come sapete e il rapporto organico come sapete. Ma è un privato datore di lavoro e le sue determinazioni impegnano la pubblica amministrazione verso l'esterno. Che vuol dire che se il dirigente tecnico fa un appalto per comprare 1 milione di euro di sedie, è impegnata la pubblica amministrazione verso l'esterno. Con determinazione. Articolo che è 90, sì, uffici di supporto. Il regolamento sull'ordinamento uffici e servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, il cosiddetto staff. Ma questa non è una deroga all'accesso tramite concorso, regà, perché lo staff è legato al sindaco intuitu persone,
Cioè il sindaco li nomina fiduciariamente con una retribuzione che può essere equiparata all'ex categoria C o all'ex categoria D di fatto, ma quella persona non acquisisce il diritto soggettivo all'assunzione, come voi che vincete un concorso. Sono nominati intuito persone per fare staff per quei 5 anni, se ci arriva. Quindi sindaco, giunta o assessori, chiaramente essendo una nomina politica non vanno a supportare consiglio. L'abbiamo capita questa cosa, tra giunta e sindaco c'è proprio un legame esecutivo politico, il consiglio è più organo di indirizzo e controllo. Ecco perché lo staff è a supporto di sindaco, giunta e assessori, non del consiglio. Il consiglio è organo rappresentativo. Punto. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge costituiti da dipendenti dell'ente. Ok, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero salvo che per gli enti in dissesto o in deficit, quindi già capiamo che la situazione finanziaria, economica, patrimoniale di dissesto e deficit blocca le potestà finanziarie del comune, non possono assumere personale, non possono avere organi di staff e non possono fare un sacco di altre cose, tra cui l'indebitamento, ok? Da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una PA, sono collocati in aspettativa. Quindi c'è una sorta di incompatibilità, l'abbiamo vista, incompatibilità, ineleggibilità, incandidabilità. Qui c'è un'incompatibilità tra due funzioni, quella di ufficio di staff e quella di dipendente della PA. Al personale assunto a tempo determinato si applica il CCNL degli enti locali, ma questo non implica che vengano assunti, che quando il sindaco va via loro restano impiegati dell'ente, no, sono addirittura fuori pianta organica. Cioè, quando vi parlavo di quegli aumenti di personale che il comune può fare, siamo a 18 minuti, questo lo chiudiamo a 20-25, vi avevo detto, si prende la media del triennio precedente di quanto hanno speso per il personale, e da lì si ricava la percentuale, la soglia, la forbice che possono assumere in più di personale, esemplificativamente. Forse ho sbagliato qualcosa, ma per farvi capire il concetto, raga, questa non è roba di concorso, stiamo facendo ricognizione. Il personale di supporto, chiedo scusa, oltre al parametro finanziario, un altro parametro che si può mettere è quante persone puoi assumere, cioè tipo puoi assumere al massimo un tot di percentuale di persone in più. E la tua pianta organica è questa, non la puoi superare. Gli uffici di staff non rientrano nella pianta organica, ok? Non è personale assunto. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di staff il trattamento economico accessorio può essere sostituito, non aggiunto, da un emolumento unico comprensivo da compensi per lavoro straordinario. Vabbè. Resta fermo il divieto di effettuazioni di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico è parametrato a quello dirigenziale, cioè se all'ufficio di staff, che non è alle dipendenze dell'ente ma è intuito persone legato al sindaco, gli do pure una retribuzione dirigenziale, comunque non possono svolgere funzioni gestionali. Perché? Fissatevelo in testa, regà. Questo è il principio di separazione, ve l'ho già detto 700 volte, tra politica e gestione, tra politici e dirigenti. Gli uni se devono fare i cazzi propri e non quelli degli altri. Il sindaco non può dire al dirigente come fare la determina, il dirigente non può dire al sindaco la sua ideologia politica. Questa è la conferma. Cioè se anche l'ufficio di supporto, che è comunque emanazione del sindaco, prende i soldi di un dirigente, comunque c'hanno il limite dell'effettuazione di attività non gestionali, perché quelle sono esclusive dei dirigenti. Andiamo avanti. Assunzioni. Gli enti locali rendono più funzionali e ottimizzano le risorse per il funzionamento degli uffici. Gli organi di vertice sono tenuti, il consiglio, alla programmazione triennale del fabbisogno del personale. Chi lo approva il piano triennale dei fabbisogni del personale? Comune. Ora approfittiamo, ce ne proviamo a vedere uno. Questo è del comune de Fano. Non so perché è uscito questo, non so che indicizzazione ci abbia il comune di Fano. PTFP delibera GC, giunta comunale
delibera giunta comunale, deliberazione di giunta di approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale che mo sta nel PIAO. E quindi gli organi di vertice delle amministrazioni sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale comprensivo delle unità di cui alla legge 68 del 99, cioè una piccola percentuale di personale con 104 volgarmente detti disabili, minimo che ogni PA deve avere, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, alla riduzione, all'economicità. Ora, vediamoci al volissimo un PTFP, giusto per assaggiare com'è fatto, cosa fa la giunta. Ah, chiaramente il personale disabile, poi giusto a livello gestionale, chiaramente poi vengono collocati a seconda del tipo di disabilità che hanno a funzioni che possono sostenere, non li mettiamo al pubblico, allo sportello, no? Aggrediti dalla gente che vuole il cambio di residenza o la carta d'identità, li mettiamo all'URP, li mettiamo in uffici dove c'è tanto lavoro cartolare da fare, data entry al computer, poi lì ogni persona trova la sua anche ispirazione, no? Il lavoro che gli riesce meglio, se è un lavoro manuale, un lavoro invece informatico, un lavoro di risposta al telefono e così via. Questo rientra nelle facoltà del manager, del dirigente. Piano triennale, sono 13 pagine, abbiamo le presenze degli assessori, tutti i visti normativi, richiamate, le vecchie delibere, il vecchio piano, bla 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 bla. Andiamo a vedere qui. Visto che il totale 2021 della spesa effettiva del personale è pari a 18 milioni di euro, il comune di Fano, che il limite 2011-13 è di euro 14 milioni, che il del 2021 è di 13 milioni. Quindi qua abbiamo quella parametrizzazione di cui vi parlavo. Questa è solo per farvela vedere, non la dovete conoscere per i concorsi, regà. Non la dovete conoscere per i concorsi, questa è roba da funzionari. Lavoro pratico, non da concorsi, ma è per farvi vedere un PTFP. Perché così poi quando ne parlate, sapete meglio di che stiamo a parlare, perché avete la memoria visiva. Ah sì, l'ho visto il piano triennale. Guardi, è un documento di una quindicina di pagine, comunque approvato dalla giunta, all'interno del quale, oltre ai visti normativi, troviamo chiaramente tutto il pregresso normativo e assunzionale dell'ente, in funzione anche di programmazione, quindi è sia un atto di ricognizione che un atto di programmazione. Cioè voi così, pure se non me sapete di altro, però mi fate capire che avete capito cos'è un PTFP, a che serve nell'economia comunale, no? Economia nel senso di cash, di soldi, eh? Economia nel senso di meccanismo. Delibera di confermare, approvare la pianificazione 2022-2024 come da allegato A. Andiamocelo a vedere questo allegato A. Allora, vedete, dirigente amministrativo, prima riga, fabbisogno per i prossimi 3 anni, 4 dirigenti, di cui 0 a tempo determinato. Dirigente tecnico, fabbisogno per i prossimi 3 anni, 1 di cui a tempo determinato, 1 totale della dirigenza, abbiamo bisogno di 5 nuovi dirigenti, di cui 1 a tempo determinato. Area amministrativa, coauditore, esecutore amministrativo B1, esecutore amministrativo, collaboratore amministrativo, quanti funzionari abbiamo bisogno? 8, 4, 1. Questa è la programmazione, regà. Ah, vabbè, che stronzata. Eh sì, però bisogna rispettare certi limiti di spesa, non è proprio una cazzata. In totale abbiamo 58 unità da assumere nel comune di Fano per il prossimo triennio, o meglio, anno scorso, quest'anno e prossimo anno. Il piano triennale fabbisogni del personale è ciclico, non è che si fa un piano triennale e poi questo muore e se ne approva un altro, no, si sovrappongono. Anzi, come ve lo posso far capire? Mi servono 3 oggetti. Allora, sia il bilancio previsionale, sia il piano triennale dei fabbisogni del personale funziona così. Abbiamo 3 anni, 1, 2, 3, dove siamo? Qui. Anno 0, anno 1 e l'accendino è l'anno 2. Una volta che mi trovo nell'anno 1, quindi è passato l'anno 0, questo non è che viene meno. Cioè non è che questi 3 vengono meno e si fa un nuovo piano triennale, ma abbiamo i nostri 3 step. Il nuovo piano interverrà dove? Nel terzo anno del primo piano, questo corrisponderà al primo anno del nuovo piano. O meglio, facciamo un esempio pratico. 2022, 2023, 2024. Questo è 2020. Anzi, facciamo così: 2023, 2024 e 2025. Il prossimo anno, cioè nel 2024, la PA farà un nuovo piano triennale dei fabbisogni del personale.
in quest'anno qui. Quindi pur vigendo questo per quella triennalità, nell'anno mediano io ne faccio uno nuovo, il cui primo anno sarà il terzo anno del primo piano. Ok? Quindi è un ciclico rifagocitarsi di questo piano. Non è che c'è il piano numero uno che dura 3 anni, poi il piano numero due per i secondi 3 anni. No. Ok, spero che abbiate compreso. Andiamo avanti. Che stavamo dicendo? Ah, sì, quindi 58 unità di personale, di cui a tempo determinato 9,5. Quindi questo è un piano triennale dei fabbisogni del personale. Quindi gli enti locali adeguano i propri ordinamenti, bla bla bla. Gli organi di vertice, la giunta, è tenuta alla programmazione triennale. Gli enti locali ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale, laddove applicabili e realizzabili mediante l'incremento di quota di personale a orario ridotto. Qui la legge non impone degli obblighi, ti dà delle direttive. Queste non le dovete sapere per il concorso. Non le chiedono mai. Gli enti locali che non versano in deficit possono prevedere i concorsi interamente riservati al personale interno per particolari profili professionali caratterizzati da professionalità acquisita. Andiamo avanti. Per gli enti locali, le graduatorie rimangono efficaci per un termine di 3 anni dalla pubblicazione per la copertura di eventuali posti che dovessero essere necessari. Ok? 3 anni. Quindi se siete idonei, ecco perché è importante che li facciate i concorsi e tanto, perché anche se entrate solo come idoneità, ci avete 3 anni per essere chiamati. Andiamo. Anzi no, chiudiamo qua. Chiudiamo qua, 26 minuti. Ciao.